E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Allenatori, sto registrando in notturna. Come abbiamo visto, le mega evoluzioni sono attive. Un mio amico ha visto un raid perché ci sono già i mega raid allenatori. Non so se l'avete già notato, penso di sì. E sono usciti alla sera adesso, praticamente alle 8 di sera, raga. Quindi faccio perché non registrare? Assolutamente sì. Quindi raga, aspetto l'invito del mio amico perché da casa non vedo il raid e andiamo a farci un Pokémon mega evoluto. Dovrebbe essere un mega Charizard, ma lo scopriremo tra poco. Allenatori, allenatori, attenzione! Eccolo qua! Due forme addirittura. Il mio amico è questo qui. Le due forme di Mega Charizard X. 10 minuti, attenzione. Quanto era? 53.000 punti lotta. Siamo in 4. La lobby dietro è tutta nera, raga. Non so se è così o è un bug. Avete visto però, avevo due inviti, Mega Charizard X e Mega Charizard Y. Tutto insieme, sempre tutto insieme, raga. Mi dispiace, allenatore, che non ho accettato il tuo invito di Mega Charizard. Se ci sei ancora dopo ti accetto, dannazione, lo faccio veramente a malincuore, volevo farlo, ma ormai ho già annunciato, confermato qui al mio amico che entravo. Non so, raga, non ho fatto la squadra come al solito e entro con questa, vado così, siamo in 5 addirittura, ok. Non penso sia complicato da fare, raga, cheat, adesso vediamo. Perché appunto, non avendo ancora effettuato un raid così, non lo so. Scopriamolo tra poco! Ragazzi, scusate, si era scaricata la batteria della telecamera, cioè, ma incredibile! Quindi vedete che è già partito da un po', e sappiamo anche che c'è il bonus. Prima lo tiriamo giù, più mega energia ci dà. Vedete anche sopra abbiamo il simbolo della mega evoluzione, raga, assurdo, veramente bellissimo. Siamo dentro in 5, come potete vedere, Mega Charizard X, ragazzi, e devo poi chiaramente andare a fare una squadra che non le faccio mai, io ste diamine di squadre, e sono emozionatissimo, ragazzi, è una cosa bellissima, bellissima. 5 allenatori di cui sono amico di tutti, quindi dovremo fare anche maggior danno. Staremo a vedere, raga, è fattibile, che vediamo è molto fattibile, in 5 persone. Sarebbe poi da provare con meno persone, in 2 persone, non so se si fa, raga, con i Pokémon anche giusti, non lo so, sicuramente sì, però con Pokémon giusti, mosse giuste, super efficaci, maxati. Ma io per ora non vado a provare, insomma, perché magari non ce la facciamo. Quindi siamo dentro in 5, 53.000 punti lotta, ragazzi, ma è troppo bello, è troppo bello. Sicuramente mi tira giù una squadra, non ho visto cosa, Dragartigli, ok. Una cosa, ragazzi, che non abbiamo visto, che non vi ho detto nel video precedente, possiamo mega evolvere solamente un Pokémon alla volta. Se io ad esempio faccio la mega evoluzione di un Charizard, Mega Charizard X, prendiamo questo, ho un Mega Charizard X, voglio fare un Mega Venusaur, il Mega Charizard X scompare, torna normale, perché possiamo appunto fare solamente una mega evoluzione alla volta. E vediamo qua, fatto... Ma pazzesco, pazzesco. Ok, guardate adesso, guardate chi andiamo a catturare. Ci ha dato le... Neanche ho visto, raga. Neanche ho visto. Neanche ho visto. Dannazione. Ah, ah, velocità 35. Ok, ce le mette qui, ragazzi. Abbiamo 13 Premier. 35, che mi sfugge sempre il nome, mega energie, perché mega caramelle, mega energie, 2 minuti e 30, non so, raga,
ogni tot quanto dà. Verrà sicuramente poi fuori una scala, magari dai 2-3 minuti 35, no, 2 minuti forse 30, no, 2 minuti 40, 2 minuti e 30, 35, non lo so raga, non lo so, staremo poi a vedere se esce una scala. Adesso andiamo a catturare, perché guardate un po', non è lui, non è Mega Charizard. Eccolo qua. Ebbene sì raga, purtroppo possiamo catturare, io andrei, proviamo raga, boostato anche, molto bene, bellissimo. Praticamente quando sconfiggiamo il Mega Raid Boss, raga, torna normale, sia con Charizard che con Venusaur che con Blastoise. Purtroppo è così, non possiamo andare a catturare la Mega Evoluzione, perché se abbiamo già una Mega Evoluzione salta, o se no la gente andava avanti a catturare le Mega Evoluzioni e diciamo non aveva gusto, perché le caramelle dopo servivano a poco, la mega energia. Vado con la bacca dorata, raga, perché voglio catturarlo questo qua per vedere se ha qualcosa in particolare, ma non credo, Charizard però devo dire è quello più... Volevo dire una roba, ma è meglio non dirla, perché... e perché si alza praticamente con le ali, vola, va in alto e in basso, raga, invece gli altri... Venusaur e Blastoise rimangono lì in centro allo schermo e dovrebbe essere più semplice la loro cattura. E infatti vedete, qua ho cannato, ho lanciato troppo alto. Ah, cacchio, dai, da qua 10, non deve scapparmi. Sarà uno scarso, raga, non cambia niente dagli altri Charizard, però è il mio primo Mega Raid Boss e vorrei catturarlo. Ottimo. 1 2 3, yes, potevo andare appunto con Baccananas e così, ma volevo avere la certezza almeno di questo primo, raga, almeno di questo primo. Vediamo un po'. Olla, 96 96, ma abbiamo iniziato top, raga, 96%, ok, ne abbiamo 35, dobbiamo arrivare a 200, dobbiamo arrivare a 200, raga, qua come siamo messi, no, non poteva invitarmi adesso l'altro allenatore, dannazione, ok, io purtroppo non ho niente, scrivo ragazzi, vedo se qualcun altro ha qualche mega ride in giro e ci aggiorniamo tra poco. Ragazzi, purtroppo attualmente non ci sono più mega ride qua nella mia città. Vedrò se qualcuno di voi magari mi invita, staremo a vedere durante questo video, ragazzi. Ma andiamo a catturarci questo Poliwag, raga, perché ci serve per la missione speciale. È ben il 15esimo, eccolo qua che ce lo marca. Mi prendo anche il Pokédex, ma cosa dico, il Pokéstop, già che ci sono. Ok raga, torniamo sotto missioni, tac, eccola qua, ho completato solamente quella per il momento, guadagno una caramella, infatti devo camminare con il mio compagno, guadagna una caramella che è... Purtroppo adesso non lo posso fare, raga, perché non esco di casa, ma andiamo a prenderci le 25. Ce la date? Non facciamo scherzi? Ce la date? Dove le mette? Qua? Vediamo un po', raga. Ma dove sono? Non le mette qui? Forse le ho già passate, non le ho viste. No, non le vedo. No. Vediamo. 35. Ma 35 sono quelle di prima, raga. Quelle che abbiamo preso dal raid. Mega bug. Ho perso. Quelle qua. Che roba strana, raga. Vediamo sotto il diario se dice qualcosa. Ricerca completata, ok.
quella del Rider 35, infatti vedete prima ce ne date 35 e sono stupido, per non dire altro, sono stupido raga. Allora, eccolo qua, Beedrill 25, perché esatto ci sono, io pensavo che le accumulavi per qualsiasi Pokémon, per fare sempre qualsiasi mega evoluzione, invece è per Pokémon raga. Se noi adesso andiamo a fare un, ad esempio, facciamo un esempio raga, andiamo sotto Blastoise, ne abbiamo 0. Esattamente, esattamente. Ammazza, ma quante ce ne vogliono? Dobbiamo fare un casino di raid, raga, un casino di raid. Infatti, Beedrill, questo qua PvP, 2500, che è già più fattibile, raga, con 100. Vedete, abbiamo visto che il massimo è 999, me ne servono ancora per fare la sua mega evoluzione, dannazione. Però almeno, vedete, questa qua praticamente la missione speciale è puntata su Weedle, cioè su Beedrill, raga, perché ce l'aveva detto anche il nostro amico professor. Andrò avanti, raga, a fare altre missioni qua. Posso fare solamente quella di inviare 3 pacchi amicizia attualmente, mentre quella di guadagnare una caramella con il mio compagno camminando non posso farla adesso, dovrò farla domani. Sono curioso di vedere sotto il Pokémon che appare. Quale sarà il Pokémon misterioso che appare qui sotto? E poi ci sono ancora 3 step, raga, che ci daranno altre mega pietre, mega... com'è che si chiamano? Dannazione, ragazzi! Mega energia! Mi viene sempre mega pietra, mega caramelle... anche possiamo chiamarle anche mega caramelle, tanto, che ce frega, che ce frega! Mega energia, ragazzi, però... questo Charizard, raga, peccato che non esce appunto già mega evoluto, ma abbiamo visto, l'abbiamo detto. 96% pulito, pulito, come primo mega ride, raga, secondo me ci è andata di lusso, veramente di lusso. Il mio abbonato che mi aveva invitato per l'altra forma di Charizard, la Y, ragazzi, purtroppo sarà già finito, l'avrà già fatto sicuramente. Oh, peccato, potevamo prendere altre... caramelle Charizard, dannazione, mega energia Charizard. Peccato, raga, peccato, non mi serve più catturare altri Pokémon, purtroppo. No, raga, no, dannazione, non... terrò il gioco aperto adesso, raga, perché deve invitarmi qualcun altro, devo farmi altre mega caramelle. Vediamo un attimo, però non è cambiato nient'altro, Pokédex... sempre così, così, esatto. Ah, però abbiamo registrato Mega Charizard X. Ok, ha messo almeno il nome perché l'abbiamo incontrato, l'abbiamo sfidato, raga. Mentre l'altro non l'abbiamo ancora visto. Ok, infatti c'è i punti domanda, quindi qua esattamente lo shiny non ce lo marca perché non abbiamo registrato niente, raga. Abbiamo solamente visto, incontrato la forma normale, Mega Charizard X. Quando poi andremo noi a fare la mega evoluzione di Charizard, raga, Mega Charizard X in questo caso, ci marcherà registrato prima di tutto, ma anche la forma shiny, perché io adesso non posso cliccare sul... vedete che abbiamo lo shiny addirittura, non posso cliccarci, peccato, perché non l'abbiamo ancora incontrato, non l'abbiamo ancora visto, quindi il nostro Pokédex non sa com'è fatto Mega Charizard X Shiny, raga, però... ma che bello è, raga! Ma quanto è figo! Mi sarebbe anche piaciuto registrare l'altra forma. Bellissimo, raga, bellissimo! Ma che figata! Ok, gli altri chiaramente non li abbiamo catturati, 0, visti 1. Ragazzi, ho trovato questa immagine che vedete qui a fianco di un raid, il resoconto, come abbiamo visto prima, il classico resoconto della conclusione del raid. Possiamo vedere che è tutto uguale, chiaramente come sempre, il danno è amicizia, roba così. 10 Premier Ball per questo allenatore, ci ha messo, guardate,
1 minuto e 32. Boh, io chiaramente, magari questi erano in 20 in lobby, raga, noi eravamo in 5 prima, ma avete visto che ho perso un attimo di secondi per cambiare sta cavolo di batteria, raga, la telecamera. Se no, magari qualche secondo in più recuperavamo, perché non ho potuto schiacciare, ero qua a cambiare la batteria. E velocità qua 1 minuto 32, 40 gliene date, 40 raga, cioè non so come va a dare queste caramelle evolutive, mega evolutive, non lo so raga, sicuramente uscirà appunto, come già detto e ripetuto, una scaletta delle varie velocità. Staremo poi a vedere. Infine, ragazzi, andiamo a leggerci la news, la notizia ufficiale che ha rilasciato Niantic. Come possiamo vedere da qua, sono arrivate le mega evoluzioni. Abbiamo già visto, chiaramente, raga, ok? Chiaramente prima era uscita in inglese, poi adesso in italiano, ok? Partecipate ai raid, mega raid, per lottare contro Mega Venusaur, Mega Charizard, Mega Blastoise e tanti altri. Sembra che le mega evoluzioni siano arrivate nel ok, raga, dove era la cosa? Certi Pokémon riescono a raggiungere un nuovo stadio evolutivo e a diventare incredibilmente forti per un periodo di tempo limitato durante la lotta. Questo fenomeno è conosciuto come mega evoluzione. Cosa sappiamo finora sulle mega evoluzioni in Pokémon Go? Alcuni Pokémon possono mega evolversi utilizzando una risorsa appena scoperta, ok? Raga, qua sono cose che abbiamo già detto e se volete appunto andare a leggervela voi andate sul sito Pokémon Go Live, potete leggerla tranquillamente. Infatti ce ne è detto anche qua, vedete, ricordatevi che potete far evolvere un Pokémon alla volta, ok? Se fate mega evolvere un secondo, vediamo come lo spiegano loro. Se fate mega evolvere un secondo Pokémon, il primo Pokémon mega evoluto ritornerà alla sua forma originale. Vedete, raga, come detto, ok? Per conoscere tutti i Pokémon in grado di mega evolversi, a quelli che avete fatto mega evolvere, consultate la nuova sezione Mega nel Pokédex. L'abbiamo già vista, ragazzi. Esplorate con i Pokémon mega evoluti. Vediamo qua sotto, raga. Lottate nei raid i Pokémon di tutti gli altri allenatori che partecipano al raid riceveranno un attacco potenziato, mentre i Pokémon che utilizzano gli stessi tipi di attacchi usati dai Pokémon mega evoluti riceveranno un attacco potenziato aggiuntivo per quei determinati tipi di attacchi. Tenete presente che i Pokémon possono sfruttare gli attacchi potenziati da un Pokémon mega evoluto alla volta. Infatti, lottate nelle palestre, ricordatevi che i Pokémon mega evoluti non possono difendere le palestre, purtroppo non possiamo, raga, non possiamo, almeno per ora. Lottate contro il team Go Rocket, avete visto che nel video precedente abbiamo parlato degli eventi che ci aspettano a settembre, raga. Se non l'avete visto ve lo lascio qua nelle schede che è molto interessante. Sfidare i vostri amici, i Pokémon mega evoluti sono fortissimi. Ricordatevi che attualmente i Pokémon mega evoluti non possono lottare nella Lega Lotte Go, esatto. Ma man mano che ne sapremo di più sulle mega evoluzioni in futuro, le cose potrebbero cambiare. Ok, ci viene detto, raga, 90% che in futuro, non si sa quando, li potremo utilizzare nel PvP online. Fare apparire il vostro compagno sulla mappa, giocare con lui e nutrirlo. Avere lì però, non lo so, Mega Charizard X come compagno, raga, che lo vediamo lì a fianco noi, a fianco il nostro avatar sulla mappa. Bellissimo. Perché anche qua, riprendo, raga, ci sarà un evento proprio di questo, sul nostro compagno, ragazzi. Vediamo l'ultimo, fare una foto, ricordatevi di condividere le foto dei vostri, ok raga, con l'hashtag snapshot, mega bracciale, eccolo qua il mega bracciale raga, gli oggetti avatar sono ora disponibili, hanno messo il mega bracciale, gli oggetti avatar ispirati al mega bracciale sono ora disponibili nel negozio. In alcune regioni gli allenatori indossano il mega bracciale per far mega evolvere i Pokémon più facilmente, ma nel mondo di Pokémon Go è richiesta solo la mega energia. Esatto, raga, diverso. C'è il pro e il contro, fatemi sapere cosa ne pensate voi.
Potete provare a indossarne uno anche voi, ma non è indispensabile per far mega evolvere i vostri Pokémon. È disponibile la ricerca speciale a tema mega evoluzione, già iniziata, abbiamo già visto, raga, abbiamo già visto. Sono curioso di vedere gli altri step, comunque. Cos'altro c'è da scoprire? Ok, questo l'abbiamo già visto, ragazzi, che ci dà, vedete, Beedrill, è impuntata su Beedrill. Perché Beedrill, ragazzi, attualmente non possiamo trovarlo nei Mega Raid. Attenzione, possiamo trovare solo i tre starter, le forme finali dei tre starter, chiaramente. E Mega Beedrill attualmente no, solamente dalla ricerca speciale. Evento a tema, Mega Evoluzione in arrivo a settembre. Eccolo qua, raga, quello che abbiamo parlato nello scorso video. Le tre settimane, praticamente. Andiamo semmai a rileggerlo molto velocemente. Da martedì 1 settembre a lunedì 7 settembre il vostro obiettivo sarà completare il maggior numero possibile di Mega Ride. Raccogliete la mega energia per fare mega evolvere i vostri Pokémon e sentirvi degli eroi dei Ride. Invece la seconda settimana, qualcosa nell'occhio raga, dannazione! Da venerdì 11 settembre a giovedì 17 settembre, diciamo che a voi non interessa, ma è il mio compleanno, raga. Così, ve lo dico, così se vi interessa. Perfezionate le tecniche di lotta dei Pokémon mega evoluti, partecipate alle sfide in palestra, alle lotte contro il team Go Rocket e alle sfide allenatore. Ad esclusione delle sfide della Lega Lotte Go, ok, che ce lo ricorda sempre. Comunque sia, vedete che adesso leggendo questo riprende quello che abbiamo visto sopra. E invece, infine, da martedì 22 settembre a lunedì 28 settembre diventate amici dei vostri Pokémon mega evoluti e passateci del tempo insieme. Ricordate di fare le foto, ok. Praticamente questa l'ultima settimana qua, raga, dobbiamo metterlo come compagno e farlo salire di livello, come abbiamo visto sopra. Allenatori, che dire? Abbiamo appena iniziato questo nostro percorso verso queste bellissime mega evoluzioni. Fatemi sapere, raga, voi, con un commentino qua sotto, se avete già partecipato a un Mega Ride, se magari avete già raggiunto le 200 caramelle, Mega caramelle, Mega energia, devo mettermi in testa, Mega energia, se l'avete già raggiunta, ragazzi, per fare appunto qualche Mega evoluzione di un determinato Pokémon, dei tre starter, o Beedrill, raga, magari anche di Beedrill, non lo so. Fatemelo sapere qui sotto con un commentino. E per oggi, ragazzi, da Gamer Joe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao allenatori!